L'avvertenza commercio ad Ariano è una delle questioni più controverse degli ultimi anni. La crisi economico-finanziaria certo pesa anche forse di più sulla nostra provincia, ma ad Ariano, al quadro incerto che riguarda l'economia globale, si aggiunge anche una situazione locale che accentua le difficoltà. I commercianti da tempo lamentano la mancanza di una vera e propria politica commerciale in grado di stimolare i consumatori, che di soldi certo ne hanno pochi, ma scelgono sempre di più lo shopping fuori porto, anche per problemi logistici dovuti all'assenza di organizzazione di servizi, i parcheggi in pole position. Eppure, nonostante questo, nel Tricolle ci sono tanti esercizi commerciali che sopravvivono. Ci sono zone come Cardito che da anni sono divenute zone per lo shopping e poi il centro storico che resta, nonostante la lenta agonia che sta vivendo, il punto di riferimento per gli arianesi. Sindaco, questione commercio. Beh, intanto c'è una bella realtà associativa, il centro commerciale naturale nel centro storico, Irpiniacom giù a Cardito e Martiri. Vuol dire, intanto c'è un dialogo costante e continuo con le strutture commerciali, la vede in amministrazione qualche persona che si è sempre interessata di commercio e attività produttive, è fondamentale da questo punto di vista. Le problematiche della crisi del commercio in genere sono note. Quelle del centro storico sono legate probabilmente, credo, principalmente alla difficoltà di accesso al centro storico, soprattutto in determinate ore della giornata, per il tappo, io continuo a sottolineare, tappo che rappresenta Cardito, anche in prospettiva per un eventuale sviluppo di altre attività. Lei faceva riferimento in qualche passaggio anche al PIP di Camboriale, che soffre molto per questo cattivo collegamento con i grossi assi viari. Ci auguriamo che quanto prima partano questi benedetti lavori della bretella, della strada a scorrimento veloce Tre Torri Manna Camporeale, che non competono al comune ma competono alla provincia, per i quali stiamo aspettando da un po' di tempo, forse oserei dire troppo tempo. Questione commercio, dunque non potevamo non parlarne con il presidente del Consorzio Naturale Commerciale Centro Storico di Ariano, non so se ho detto bene, comunque il presidente è Carla Rubino. Carla Rubino, parliamo di commercio, insomma una vertenza ancora aperta qui ad Ariano Irpino, al di là della crisi globale che interessa un po' tutti i settori. Certamente, insomma, è un poco visibile a tutti e la Palizziano quello che sto per dire, ma oltre a quella, diciamo, globale che viene da molto lontano, noi purtroppo siamo fortemente penalizzati dalla mancanza di un progetto per quanto riguarda la nostra città, in particolare il nostro centro storico e di conseguenza per il nostro commercio. Assessore Dino D'Amato, Manfredi D'Amato, assessore alle attività produttive, i commercianti dicono manca un progetto comune su cui lavorare per rilanciare il commercio. Beh, è un momento difficile per il commercio, questo lo riconosciamo, non è un momento difficile solo per Ariano, ma è un momento difficile per tutta l'Italia e posso dire anche per l'intero mondo, perché l'economia sta subendo dei contraccolpi notevoli. Sicuramente noi in questa zona stiamo soffrendo di più perché negli anni non sono state buttate le basi per uno sviluppo economico definito, cioè industriale o artigianale, che poteva reggere anche l'economia locale. Oggi purtroppo stiamo soffrendo anche per una cattiva programmazione urbanistica che abbiamo avuto negli anni. Abbiamo costruito in maniera disorganizzata e oggi purtroppo i problemi vengono fuori, considerando che abbiamo un'unica strada di accesso alla nostra città e quindi il traffico è notevole, molti consumatori non riescono o si scocciano di venire sulla nostra città per le lungaggini di attesa nel tratto di Cardito. E questo in effetti influenza totalmente anche il commercio. I long to be, if I had you.
world, I would give it away just to see the girls I'm playing. Non abbiamo, cioè procediamo senza un progetto generale nel quale inserirci, e allora tutti gli sforzi che noi commercianti stiamo sostenendo anche con un notevole sacrificio, perché oggi come oggi quello che vi sto per dire non me lo sto inventando, ma è una cosa che si può riscontrare in tutte le città. Leggevo che ad Avellino ci sono delle problematiche molto gravi riguardo proprio al commercio, attività che chiudono. Leggevo l'articolo l'altro giorno di La Stella che circa 95 attività commerciali hanno chiuso proprio negli ultimi giorni. Un motivo ci sarà, e allora noi chiediamo alla nostra amministrazione di essere più sensibili e più attenti alle problematiche del commercio. Da parte nostra noi ce la stiamo mettendo tutta, perché manteniamo ancora in piedi attività anche abbastanza impegnative, perché nel centro storico c'è un settore commerciale di qualità, si possono trovare articoli di un certo livello, e questo ancora con uno sforzo, vi dicevo, importante da parte nostra. Cerchiamo di ravvivare un poco quello che i fine settimana o l'estate o i Natali, con iniziative che partono dal centro commerciale e che coinvolgono anche i vari commercianti, che devo dire rispondono bene, anzi sono attenti e sono in attesa per poter contribuire a migliorare la situazione. Ma se non c'è dall'altra parte l'interlocutore con la giusta sensibilità che gli possa far capire che l'unico modo per poter far rinascere il commercio e il centro storico è proprio quello di progettare insieme qualcosa che poi venga realizzato step by step, ma che intanto ci sia come progetto di fondo, altrimenti così non andiamo più da nessuna parte. Allora, per attirare i clienti, la clientela, è chiaro, ci vuole anche diciamo una certa fruibilità delle strade sulle quali si affacciano i negozi. Beh, qui c'è il problema del parcheggio, cioè è entrato in vigore un nuovo piano traffico, funziona, non funziona, va bene, è da cambiare. Allora, il piano traffico era sperimentale, ci sono state delle modifiche concordate anche con l'assessore preposto che era Leone, però intanto le modifiche che poi dovevano essere attuate per migliorarlo non sono state ancora fatte. La viabilità, lo sapete, è uno dei problemi principali del nostro centro ed è una delle problematiche che più danneggia il commercio, sia a livello proprio di viabilità come strade, sia a livello di parcheggi. E potrei aggiungere tutto quello che ormai ho detto e ridetto un'infinità di volte. Abbiamo dei problemi per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, per l'arredo verde, per quello urbano, e per un sistema di vigilanza maggiore. Il sindaco dice non ci sono soldi però. Non ci sono soldi però adesso e quando c'erano, perché se c'erano almeno in una misura maggiore di quelli che ci sono adesso, comunque non c'è stata la sensibilità e non sono state attuate queste opere che sono importanti per la nostra città. Cioè, io vorrei dire questo, non voglio far polemica, perché capisco che il momento è delicato e c'è bisogno di una sinergia con la nostra amministrazione, capisco che bisogna unire le forze, e vorrei dire a tal proposito che anche con il consorzio di Irpinia.com lavoriamo e diciamo interagiamo in una maniera soddisfacente, proprio per evitare di creare polemiche e di consentire che si dica che c'è tra di noi attrito. Quindi non più competizione ma collaborazione. Esatto, forse prima c'erano stati dei fraintendimenti, degli equivoci, ma non ci sono e c'è collaborazione. Però vorrei dire, c'è bisogno di trovare un punto d'intesa principalmente con la nostra amministrazione. L'assessore al ramo Dino D'Amato, dal canto suo, è convinto di aver messo in campo ogni iniziativa possibile per rilanciare il commercio. Del resto la sua professione è legata proprio al settore commerciale, tanto che spesso si è parlato di conflitto di interessi. Beh, io ritengo che se oggi abbiamo queste difficoltà le abbiamo proprio perché non avevamo dei commercianti al timone della struttura, e quindi le esigenze che avevano i commercianti non sono state recepite nel momento giusto. Non ritengo che ci sia un conflitto di interesse, anzi ritengo che il nostro statuto prevede proprio delle professionalità. La storia delle competenze specifiche. Competenze e professionalità, quindi ritengo che l'incompatibilità non esiste su questa cosa. Ma i commercianti arianesi stanno cercando di affrontare con grande razionalità questo momento di crisi economico-finanziaria attraverso una serie di iniziative messe in campo proprio per catturare l'attenzione dei consumatori.
Ma veniamo appunto a questa necessità di sedersi ad un tavolo per programmare, cercando anche di riparare un po', insomma, i guasti del passato. Sono decenni di disamministrazione su questo fronte, sarà difficile, però insomma i commercianti dicono comunque bisogna fare qualcosa, rimboccarsi le maniche. Allora, noi stavamo aspettando che partisse anche questo progetto della provincia, della seconda strada che collega dall'incontro a diciamo qui a Via Ponnola, che doveva far defluire un poco questo traffico. Considerate che su questo tratto di strada noi abbiamo inserito 18 medie strutture. Si capisce bene che quando si fa un insediamento di 18 medie strutture sullo stesso asse viario, il traffico è difficile da poter governare. Anche nel rilascio delle autorizzazioni amministrative in passato non si teneva conto di un progetto di viabilità. E questo oggi è difficile da poter superare. Possiamo sederci ad un tavolo, confrontarci, però trovare delle soluzioni, sia in termini economici, perché stiamo vivendo un momento difficile, e sia in termini di struttura, io la vedo molto difficile, anche se sono disponibile a sedermi ad un tavolo e a discutere con i commercianti. Insomma, si salvi chi può. Lei in realtà è assessore da poco tempo, quindi, però in passato comunque ha vissuto la questione del commercio, perché la sua professione la porta proprio ad essere inserito in questo settore. Ma esiste nella città di Ariano un piano commerciale, come dovrebbe in realtà essere? Allora, i piani commerciali non esistono più, si chiamano SIAD. Questi SIAD prevedono soltanto la programmazione delle medie strutture. Noi abbiamo questo SIAD approvato, dove prevediamo ancora oggi di aperture per due medie strutture, sia una in località Martire e una in località Cardito, per non food. Io ritengo che abbiamo un eccesso di offerta e pochi consumatori, soprattutto perché i nostri consumatori hanno un monoreddito, e questo reddito, diciamo, che ce l'hanno già consumato prima di prenderlo. Quindi ritengo che abbiamo bisogno di fare una riflessione tranquilla, di far inserire su questo territorio delle attività che possono portare il valore aggiunto da poter poi spendere nelle attività, perché alla fine oggi abbiamo dei redditi così bassi che non consentono poi acquisti così importanti. Vorrei quello che è l'ordinarietà, niente di straordinario. Vorrei dire ai nostri amministratori: facciamo quello che comunque va fatto, indipendentemente da tutte le altre da tutte le problematiche. Ci siamo trasferiti in via Cardito, dove ha sede proprio il centro commerciale via Cardito, pensate, più di 200 negozi dislocati lungo l'arteria, che si sono consorziati ed hanno fondato Irpignacom. E noi adesso andiamo a parlare della questione commercio proprio con il presidente Nicola Grasso. Come consorzio promuovete o bocciate le politiche per il commercio attuate finora dall'amministrazione comunale? Sicuramente il periodo non è quello, diciamo, più favorevole per le attività commerciali, ma questo credo che sia un po' un fattore generale che poi si riflette sicuramente anche nella realtà locale. L'amministrazione sicuramente, come dire, ci sarebbe tanto da lavorare in sinergia, e questo è stato fatto sia in passato ma anche in questo ultimo periodo. Ci sono state dei tavoli dove si è un attimino cercato di capire come poter affrontare questo periodo, che indubbiamente è difficilissimo per tutte le attività che stanno ad Ariano, e noi come consorzio possiamo avere il polso della situazione, diciamo, di una parte della città, ma sicuramente anche, diciamo, la strada su cui insistono la maggior parte dei nostri consorziati, che via Cardito, non è più il volano che poteva essere qualche mese fa. Quindi l'amministrazione comunale in qualche modo ci sta provando, ci sta mettendo la buona volontà per risollevare le sorti del commercio?
Guardi, ci stanno mettendo buona volontà un po' in tante cose. Se devo dire una cosa concreta, al momento avrei difficoltà a darle una risposta secca. Sicuramente tante piccole cose, che però non so se questi sono solo dei palliativi o ci vorrebbe qualcosa di più forte che effettivamente ci dia un attimo lo spunto per ripartire, perché ormai quest'anno è andata così, però dico, l'anno che ci aspetta qualcosa bisognerà farla. Più di 200 consorziati Erpignacom, voi però sia nel passato e anche in futuro, lei mi diceva dietro le quinte, avete preso e prenderete delle iniziative autonome proprio per far vedere che ci siete, insomma. No, guardi, l'autonomia poi non sta nel fatto di volerci, tra virgolette, isolare o prendere noi iniziative. Come dicevo prima, di concerto con l'altro consorzio, che è quello del centro storico, e di concerto con l'amministrazione, anzi faccio un appello all'assessore al turismo e all'assessore alle attività produttive, che sono i nostri due interlocutori, quindi Peluso e D'Amato, di quanto prima riunirci per vedere, appunto, questo Natale alle porte, come loro intendono programmare queste iniziative che tutti gli anni si sono fatti. È normale che di fronte a ulteriori rinvii noi già abbiamo un nostro programma che stiamo portando avanti e stiamo aspettando giusto il tempo necessario per chiudere delle situazioni che stanno un attimino ancora in stand by per partire, perché già siamo in ritardo rispetto a quello che era il cartellone dell'anno scorso, che, se non ricordo male, ad oggi era già partito. Ecco, che cosa vorreste trovare sotto l'albero come consorzio di commercianti? Proprio un regalo che vi servirebbe per avere quella marcia in più per rilanciare il commercio? Ma sono sempre molto realista, cioè Babbo Natale ormai lo lasciamo ai più piccoli. Quello che di concreto si può fare è che, ripeto, gli enti, le amministrazioni nel loro piccolo devono sicuramente porre in essere delle iniziative forti, e in questo faccio un plauso, sempre per non dire che tutto non va, alla Camera di Commercio, che con l'ultimo bando, quello che scadeva il 30 di settembre e poi è stato prorogato al 15 di ottobre, ci ha dato la possibilità di consorziare altri 60 attività, e con questa nuova linfa potremo sicuramente affrontare un biennio che ci permetterà di fare sicuramente qualcosa in più per rilanciare le attività. La location di Cardito propone sempre lo stesso problema, ripropone il problema del traffico, della viabilità. La viabilità, che era un problema, posso dire che ultimamente, anche grazie alla crisi, sta diventando un problema meno serio, però questo ci dispiace molto, nel senso che significa che molti degli avventori che venivano ad Ariano, dico io, non a Cardito, in questo momento non stanno più venendo, non so se perché appunto non trovano più attrattiva la città o perché, e sono convinto della seconda ipotesi, soldi ce ne sono di meno e si esce di meno per spendere. Ma è il centro storico, dicevamo, a soffrire di più, perché il commercio fiorisce laddove vi è frequentazione, e ad Ariano gli usi e i costumi sono cambiati perché le attività si sono spostate nelle periferie, nei grossi agglomerati urbani di Martiri e Cardito, e il centro attende da anni di essere rilanciato e rivitalizzato, ma senza grossi risultati. Eppure, dice l'assessore D'Amato, un ruolo importante potrebbero giocarlo anche i commercianti, come ce lo spiega proprio l'assessore. Assessore, lei ha parlato del commercio, soprattutto in zona Cardito, dove in realtà qualche cosa si riesce ancora a fare, ma c'è il centro storico, i commercianti del centro storico che da tempo lamentano proprio una sofferenza che li sta portando piano piano, insomma, anche a dover a volte abbandonare l'attività. Io ritengo che i mali non vengono da adesso, non vengono da questa amministrazione, ma vengono da lontano. Ripeto, la programmazione, il centro storico non ha una sua funzionalità.
Dovevamo pensare prima quale ruolo doveva svolgere il centro storico, se doveva svolgere un ruolo di servizio o un ruolo di commercio. Il ruolo di servizi non lo svolge più, perché molti uffici sono usciti fuori dal centro storico e quindi adesso si trovano nelle periferie, qualcuno è stato eliminato. Qualcuno è stato trasferito addirittura. Quindi ritengo che la funzione del servizio è venuta a calare. Abbiamo pochi uffici, il Tribunale mi auguro che non vada via, perché oggi è ancora un volano di sviluppo e di interesse economico per il centro storico, soprattutto nelle ore mattutine. Ritengo invece che disorganicamente è nato una zona commerciale, che è quella di Cardito. Zona commerciale però che è ingolfata e quindi non ha le strutture, è stata realizzata nella cattiva maniera, e quindi anche questi piani commerciali che sono stati realizzati negli anni nel passato non hanno tenuto conto di queste esigenze, e oggi soffriamo appunto di queste carenze che sono state... Cosa fare, Assessore? Cosa fare? Non c'è una bacchetta. Creare qualche attrattiva per portare clientela su nel centro storico? Nel centro storico diciamo che dobbiamo alzare la qualità degli esercizi. I commercianti non si devono offendere se dico questa cosa, però bisogna alzare la qualità e rendere appetibile o interessante le attività. Nel senso, se alziamo la qualità, può darsi che se riusciamo a fare dei franchising importanti da inserire nel centro storico, l'interesse del consumatore può salire, può essere come dire di interesse il centro storico. Altrimenti ritengo che la qualità dei servizi che si trovano nelle periferie sono superiori a quelli che stanno nel centro storico, e quindi si va a declassare e a scendere anche di più sul commercio nel centro storico, insomma. E concludiamo andando a sentire proprio qual è il parere dei commercianti del centro storico di Ariano. Vedete, stamane è mercoledì, giorno di mercato, dovrebbe essere pieno di gente, invece la strada principale dello shopping arianese nel centro storico è praticamente disabitata. Buongiorno, il commercio ad Ariano va, non va? È vivo, è morto? Cosa c'è da fare? Ma non lo so, guardi, che c'è da fare non lo so, però una cosa è sicura, che non è molto vivo. L'assessore dice che in centro bisognerebbe anche innalzare un po' la qualità dei prodotti per rilanciare i negozi. L'assessore? Abbiamo un assessore qui? Cercare di fare meno contravvenzioni, perché sto fatto che arriva gente da fuori, viene a spendere e si trova una contravvenzione vicino alla macchina, non è una cosa buona. Dunque io sono stato sempre favorevole all'isola pedonale, da sempre. E c'è anche chi è molto polemico nei confronti dell'amministrazione comunale, alla quale lei addebita tutta la responsabilità del commercio che sta morendo ad Ariano. Tutto. Allora io faccio un appello anche al sindaco, io non me la prendo con il sindaco, anche con il consiglio comunale. Noi abbiamo avuto Berlusconi che ha fatto un passo indietro, ma io a questo consiglio comunale gli consiglio non di fare un passo indietro, ma due passi indietro. Il primo è che si debbono dimettere per il bene di questa città, che la stanno distruggendo. Il secondo passo, debbono fare un giuramento che in politica non si deve... Non questa gente qua non si deve più candidare. Qua se venite alle 7 alla sera non c'è un'anima. Se andate al cimitero con i cancelli chiusi, c'è più gente al cimitero di Ariano Irpino. Questo è un paese che l'hanno voluto distruggere. Abbiamo il problema Giorgione, abbiamo il problema dei parcheggi incustoditi, abbiamo il problema della viabilità. Hanno fatto una viabilità, andate in piazza, arrivate davanti alla cattedrale, dovete scendere giù alla periferia, vedete un forestiero dove deve andare. L'assessore dice un problema però che risale a tantissimi anni fa. Non rispondere anche a D'Amato quando lui mi dice i negozi di qualità. Ma i negozi di qua, io per mettere con il mio fratello, per arrivare a un negozio, per mettere i negozi, ci ho messo 40 anni. Altrimenti io e D'Amato andiamo a Roma, a via Frattini, o andiamo a Milano, a via Monte Napoleone, prendiamo i titolari dei negozi Louis Vuitton e diciamo venite a via D'Afflitto, venite a aprire negozi di qualità. Oggi ci vogliono le iniziative, non è che vado dal sindaco o dall'assessore e dico organizziamo qualche cosa, le luminarie, organizziamo cose per Natale, mi rispondono non abbiamo soldi. Oggi non ci vogliono anche i soldi, ma ci vuole l'iniziativa. Allora il paese è stato distrutto dalla politica, questa gente qua fa politica solo per i propri interessi e basta.
perché qua parliamoci chiaro, soldi ce ne sono pochi. Qua ad Ariano Irpino uno lavora e 4-5 mangiano in famiglia, cosa che in città non è così, perché in città 5 persone ne lavorano 4, quindi sono 4 stipendi, anche se in città si paga pure il sole quando esce la mattina. I commercianti del Cernostorio hanno i problemi, ci sono problemi diversi dalle periferie. Allora, non abbiamo mai avuto un incontro con l'assessore, con il sindaco, ma no per discutere di soldi, un poco di iniziativa. Aiutateci, noi vogliamo anche stare aperti la domenica, però ci dovete aiutare. Oggi non è che noi possiamo aprire negozi con 10-15 ragazze, avere delle spese pazzesche per non fare niente, per stare aperti, perché per la bella faccia di questa amministrazione o per la bella faccia di qualche commerciante della periferia. Non lo so, questi in periferia c'hanno le commesse che sono volenterose. Noi abbiamo un'altra idea di come si lavora. Ma l'amministrazione comunale fa abbastanza per attirare gente nel centro storico? Io non vedo niente di niente, nonostante questo sindaco, mi pare che appena l'insediamento che ha avuto, noi diciamo, personalmente io non ho visto niente.